Maurizio Crozza Film Production presenta Beppe Grillo, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi nella piccola campagna degli orrori. Questi sono i figli di Troica, veramente. Grillo è esattamente il prototipo di questi signori, Hitler compreso. Ci offendono tutta la mattina, la serio Stalin, nazista, adesso c'è l'onnano, lo psiconale. Ma è un distruttore, aspirante dittatore. No, l'Ebettino di Firenze è sentimentale. Sciacquatevi la bocca! Sciacquatevi la bocca! Sciacquatevi la bocca! È un pregiudicato, è un assassino. Questo qui è diventato fuori di testa, va a coltare questo cazzo di Dudu. A chi vive senza speranza, rispondiamo con, direbbe qualcuno, l'hashtag, che è quello senza paura. Dicono che io sono Hitler, io sono oltre Hitler! Queste erano e sono la Karima, la Valentina e la Manuela e la Silvano Belfiore Band. Siete bellissime. Grazie. Vai Silvano, vai. Sì, siamo lenti. Grazie alla Silvano Belfiore Band. Popolo delle meraviglie. Avete notato che l'unico che non ha detto cose cattive è stato Renzi? Perché lui non le dice mica le cose cattive. Lui le fa. È andato al governo con un omicidio che nemmeno Anthony Perkins in Psycho avrebbe potuto immaginare. Letta? Stai sereno? Tweet, 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 tweet. Lui quando parla non sembra cattivo, cioè dentro cova il demonio, ma fuori sembra un boy scout. Sai quelli che ti fanno attraversare la strada, ma solo fino a metà della carreggiata? Cioè che se poco poco ti fidi, ti ritrovi in mezzo alla tangenziale, no? Sei così. Sì, vai lì, puoi attraversare. Comunque... lo sapete qual è l'orrore? L'orrore è che questi qua sono tre parolai assurdi, ragazzi. Ti seppelliscono di parole. Ieri sera, non dormivo, era l'una, mi sono visto Kill Bill. Non so se ve la ricordate, la scena in cui Uma Thurman la seppelliscono nella bara. Ve la ricordate? Ecco, solo che qui la bara è piena di parole. L'orrore è che siamo sempre in campagna elettorale in questo paese, non ce ne libereremo mai, non c'è rimedio. È come la forfora la campagna elettorale. Cos'hai lì sulle spalle? No, c'è ancora la campagna elettorale? E cazzo, pure ti giuro, voto tutte le mattine, non capisco. Io però l'ho capito perché i nostri politici le campagne elettorali infinite piacciono così tanto, io l'ho capito, perché se poi finiscono le cose che promettono, gli tocca farle veramente, raga. Siamo fregati. Noi subiamo preliminari interminabili. Non trombiamo mai. È il votus interruptus. Guardate questo ingresso. È l'entrata dell'Università Bocconi, la più famosa università italiana. Da qui è uscita tutta la nostra attuale classe dirigente. Paolo Scaroni, Corrado Passera, Marco Tronchetti Provera, Emma Marcegaglia, Alessandro Profumo, Fabrizio Saccomanni. Cioè, praticamente, tutti i nostri problemi sono usciti da lì.
scherzo, vado sempre per paradossi. La Bocconi è un'eccellenza mondiale, nel tempo ci hanno insegnato Luigi Einaudi, Giovanni Spadolini, Tito Boeri. Boeri, quel famoso economista che ha inventato i cioccolatini con il liquore dentro. E poi ci ha insegnato anche Mario Monti. Teneva un corso di laurea seguitissimo. Il titolo del corso era un po' lungo e si chiamava Elementi di ma che cazzo mi è venuto in mente a me di fare il premier. Ecco. A parte tutto, io ho un figlio di 15 anni anche, perché io parlo sempre di Pietrino, vero Carla? Ma c'ho anche Pietrino a 13, ma c'ho anche Giovanni che ne ha 15. E lui mi ha detto che dopo il liceo gli piacerebbe molto andare alla Bocconi. Io sono tentato, anche se è un'università privata, è un po'... costerebbe, e io sono di Genova, pagare per studiare per me è inconcepibile, io non l'ho mai fatto nemmeno gratis, cazzo dovevo anche pagarcelo, sembra una follia, però mio figlio mi ha detto che ogni tanto invitano degli economisti di fama mondiale, no? Rifkin, Stiglitz, Fitoussi. Ecco, avete visto chi ha fatto lezione alla Bocconi questa settimana? Ve lo faccio vedere io. No. Lui. Senti. Metterei una pizzeria francese. Potrebbe dire, ma che dirà per ti mangi una pizza? Abbiamo dei ragazzi e delle ragazze, abbiamo un centinaio di dipendenti, tutti che sorridono. Perché sorridono? Perché sono ragazzi che fanno 3, 4, 5 mila euro al mese di marce. Ma io, scusate, no, fatemi capire un attimo, cioè praticamente ha detto che le start-up sono fuffa, che si diventa ricchi con le mance, quindi in nero, e che invece di studiare bisogna aprire una pizzeria. Belima, queste cose qua, ma aspetto che me le insegnino al riformatorio, non alla Bocconi. No, ma è colpa mia. È colpa mia. È colpa mia, sono io che non capisco. Lui non è un professore normale, lui è un professore da... ma è da sogno. Ho una padella wok da sogno. Ho un set di stuzzicadenti in vetro resina da sogno. Ho un risciò da sogno. Ho uno di quei cani in porcellana che se cambia il tempo cambiano colore da sogno. Ho un DVD con un corso di Pilates da sogno. Ma quando vedo che mi viene il fiatone solo ad aprire la custodia è un incubo. Chi è il manager del domani? Secondo Flavio Briatore. Io credo che ce l'ha anche detto, sì, agli studenti dell'Università, sì, della Bocciofila. No, Bocconi. Leggete Bocconi, la biografia di Donald Trump. Trump. Un Trump chiamato desiderio. Non credo che sia quella, ma non io, importa. Sì. Io credo che l'università debba cambiare. Sì, deve cambiare. Credo che deve, certo, fare una rivoluzione totale. Sì. Come quando la talpa è passata da Rai 2 a Italia 1. Vabbè, proprio... non è che sia proprio l'esempio di una rivoluzione culturale. Però... il cengio, sì, della mia lezione alla, sì, Beccone è, Bocconi, è che se tu, sì, giovane che esci dall'università e fai, sì, una Star Trek, sei un perdente. Start-up, si chiama. Se invece apri una pizzeria, sei, sì, al top, sei al top. Una pizzeria, sì. Quando tu agli studenti ci racconti che i camerieri lavorano, sì, per me, che prendono 5.000 euro solo di mance, infatti. Ecco, al giovane lì in mezzo viene, sì, un pensiero chiaro. Ah, quale? Ma allora studiare non serve a un cazzo. Ma, scusi, però come fanno a guadagnare 5.000 euro di mance? Vi faccio vedere come. Eh sì, sarebbe bellissimo. Vuole vedere come? Sì, grazie, sì, sì. Sto facendo i provini per l'aspirante cameriere del Cipriani di Monte Carlo. Fai i provini
Ci faccio i provini, ci vuole vedere i provini davanti a lei. Sì, 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 vediamoli, bello. Entrate le aspiranti, i provini del Cipriani, i provini davanti a lei. Cosa hai in bocca? Va bene. Cortigione. Ma Maria Vittoria viene avanti. Viene avanti Maria Vittoria. Maria Vittoria. Qui già vedo. Cosa? Che siamo sulla strada giusta. Ah, bene, bene, bene. Il zio Tom Tom del Glam mi indirizza verso di te. Zio Tom Tom mai del Glam? Mai commesso un errore. Aia. Vediamo se lo scopri da sola. Vediamo. Oddio, veramente non saprei. Cioè, io ho anche il diploma dell'Accademia della Francesca dell'Era High School. Cos'è la Francesca dell'Era High School? High School. Ma cos'è? Ma non ci arrivi da sola. E non va bene. Non ci arrivi da sola. No. Ti sei depilato le gambe con la ceretta. Sì. Ah, vabbè, ma non... E non ci arrivi da sola? Ma qual è il problema? Scusa. Non hai capito che se il cliente del Cipriano di Monte Carlo si accorge che non ti sei depilata con gli impulsi ai raggi laser? Ma cosa stai dicendo? Io rischio il patatroc. Addirittura il patatroc. Se non ci arrivi da sola che io rischio il patatroc. Mi come scusi, boss. Ma infatti... Ti voglio dare una seconda chance. Ah, bravo, grazie, meno male. Sì, chance. Hai una discoteca nell'Interland di Varese. Come l'arredi? Ah, che bello. Punto tutto sull'etnico. Per esempio, all'ingresso metto un rinoceronte in terracotta a grandezza naturale. Oh, stopati! Stopati! Stopati. Io ti dico stopati! Ma perché? Ricordati sempre che l'arredo migliore di un locale è il capitale umano. Pensavo gli piacesse il rinoceronte. L'ho anche detto il designer che l'ha progettato. Chi? Il billionaire. Designer, Chi Philip è? Dado Stark. Ma non Dado, Philip... Cosa c'entra? Perché l'amiro arabo che entra nella tua discoteca e trovi il rinoceronte in terracotta non lo stai sorprendendo. Ma io pensavo non di lo sì, stai facendo vivere il suo sogno. E cosa deve... Ma se al posto dei tavolini ci metti una Samantha De Grenet. No, ma perché? O un Fabio Testi che stanno seduti a Carponi. Ma no. Capisci che anche un gesto semplice come appoggiare un gin tonic sulla schiena della De Grenet fa raggiungere al locale un livello di glam mai sfiorati dall'umanità. Ma povera De Grenet. Mi dispiace Maria Vittoria, ma non ci arrivi da sola. Non ci arrivi da sola, sei fuori. Ma poverina. Io e i ragazzi della Boccaloni ce l'ho detto chiaro. Non bisogna accontentarsi mai. No, se l'umanità non avesse avuto fame di progresso, sì, saremmo ancora fermi al Grande Fratello 2. Invece siamo già al 13. Quindi lei viene avanti, Gaia. Vediamo, Gaia, che riferimenti ha? Gaia, Grande Fratello. Io ti faccio un quizzo. Quiz, bisogna fermarsi prima. Quiz. Tu stavi lavorando in una pizzeria. Sì. Stai lavorando. Stai lavorando, ho perso l'obbligatorio, non so più fare. Tornerà. Stai lavorando in una pizzeria. Sì. A mezzanotte arriva un cliente e ti chiede un calzone ai funghi. Vabbè. Cosa fai per avere la mancia? Sì. Mi prodigo affinché il calzone arrivi in fretta e nel frattempo gli offro un drink di benvenuto. Vabbè. E poi? Vabbè. E poi appena pronto gli porto il calzone. Ma che stoppati che ti dico. Ma che stoppati che ti dico. Ma perché? Non ne ha indovinato uno. Ma se è una pizzeria. Intanto ricordati che in pizzeria non è che ci devi dare il pomodoro o la mozzarella. Ci devi dare l'esperienza di cavalcare il fashion del terzo millennio. Cos'è che ci devi dare in pizzeria? Ma scusa, tu nella pizzeria metti il forno. Metti il forno. Ma lo sai che il forno ce l'hanno tutti? Ma cosa ce l'aveva pure la vecchietta della favola di Mansell e Crackers. Ma tanto è Hansel e Gretel. Ma cosa dici? Mansell. Vabbè. Al cliente ci devi far trovare sul pavimento una pista che gira. E il calzone coi funghi deve diventare un evento. A un certo punto vanno giù le luci, si accendono i laser ed entra un calzone di 2 metri. Ma perché? E dal calzone esce una Marisa Laurito. Ma poverina, ma perché? Che inizia a lanciare i funghi a Ezio Greggio. Ma perché Ezio Greggio? Perché c'ha la residenza lì. A Monte Carlo, va bene. Sì, ma non mica peraltro, perché c'ha proprio la passione per le pizzerie di Monte Carlo. Va bene, va bene. È vero, Ezio, che stai a Monte Carlo proprio per le pizzerie. Ci piace la pizza di Monte Carlo. Lo so, vabbè, ma sono cose sue. E proprio mentre lui c'ha questa passione per le pizzerie, il DJ Angelo fa partire Moreno di Flavia Vento. Ma no, ma no. Lasciai la canzone. Ma no, ma non lasciai. Sentila. No, vabbè, ma non sentiamola, non è neanche. Adesso per me ci arrivi da sola che sei fuori.
vai e impara la canzone a memoria, Moreno di Ballo e Flavio Avento. Ma perché la canzone Moreno? Ma roba da matti, questi ragazzi non arriveranno mai niente. Non importa. Vieni avanti all'onora. Oh, vediamola. Sento che nell'aria si spande una vibrazione di glam del settimo grado della scala Alfonso Signorini. Ah, perché c'è una scala... Vabbè. La vibrazione ha raggiunto la platea, la signora in prima fila ci è apparsa sul braccio una voglia a forma di Hogan. Ah, perché tra di voi vengono le voglie a forma di Hogan. Non voglio andare incontro a una delusione, ti faccio una domanda tra bocchino. Trabocchetto. Da cosa capisci che un cliente ti darà più mancia? Per arrivare ad avere 5.000 euro di mancia al cliente, ci guardo negli occhi il riflesso che sbatte nello sguardo della ragazza più giovane con cui è arrivato. Ma è solo quando gli vedo il lampo di terrore nell'iride, perché ha visto che sta entrando la moglie, che ci dico che per 5.000 euro lo faccio scappare dal retro. Io ti stoppo, ma è uno stoppo di approvazione. Ah, ecco, mi sembrava, L'ha vista l'onora. Oh, bravissima, L'ha vista l'onora, che senso del business, che ci è arrivata da sola. Certo. Come diceva quel grande scrittore siciliano Luigi Prandelli. Pirandello. Uno nessuno su 100.000 ce la fa. Bravo le nostre ragazze. Grazie a Gaia, Maria Vittoria e Eleonora, grazie. Vieni, no, certo, grazie. Bentornati ad una nuova imperdibile, mirabolante, preelettorale puntata del Renzi Me la faccio sotto show! Salve, buonasera! Renzi, buonasera! Buonasera, grazie Graziano! Renzi, per favore, allora, non faccia come Grillo, lasci stare Berlinguer, per favore, non faccia anche lei... Signori cari, sta qua devi la bocca! Sì? No, allora, non comincia a concentrarsi. Sta qua devi la bocca! Sì, no, ma è lei che tira in ballo Berlinguer. Perché Berlinguer è roba nostra! Certo. Cioè, Berlinguer, sì. Giuseppe Berlinguer è solo no, nostro. Allora no, non è Giuseppe, non è Giuseppe. Enrico Berlinguer. Oh. Perché Berlinguer voleva fare il compromesso storico. E lei? Io mi sono storicamente compromesso con Berlusconi. Eccolo lì, vabbè. Quindi Vittorio Berlinguer è roba mia. Non è Vittorio, comunque. Cosa c'è? Cosa c'è? Scusi se non riesco a parlare bene. Ah. Cos'è? Adesso mi riprendo. Cos'è, stanco per la campagna elettorale? No, è che stamattina dalle 8 alle 9 ho risolto tutti i problemi del paese. Addirittura, no. Ho le prove. Ma che prove? Graziano, mandami le foto. Quali foto? Quali? Guardi. Qua sto tirando la ripresa dell'economia. Sì, no, vabbè, ma qui nell'altra sto facendo correre le riforme. Ma no, ma e poi la terza. E qua in bicicletta perché? Qui mi allenavo a scappare dagli italiani se continuo a sparare a cazzata come nelle prime due foto. Vabbè, però non faccio riusciamo a fare un discorso serio. Avete visto come si è alzato lo spread? Oh. Colpa di Grillo. No. Mi sono inciampato, colpa di Grillo. Ma no. Doppie punte, colpa di Grillo. Ma che doppie punte? Capelli sfibrati, colpa di Grillo. Ma sì. Mangiato in fretta, digerito male, colpa di Grillo. Non scenda a questi livelli. Signori miei. Sì. Signori miei avversari. Sì. Ah. Perché fa così? Cos'è? Mamma mia. Lei è il presidente del consiglio, eh? Hashtag. A cosa? No. Non riesce a parlare normalmente. Se i miei avversari in campagna elettorale amano urlare. Sì, è vero, urlano un po' i suoi avversari. Se i miei avversari in campagna elettorale amano urlare. Cosa sta facendo? Ho paura. Hashtag. Sì, ma senta. Hashtag. Sì, vabbè. C'è la lingua che non... Hashtag! Allora... Io non seguirò, signori miei. No. Anzi, io vado esattamente dalla parte opposta. Cioè? In che senso? Cosa succede? Oh, mamma mia. Cosa c'è? Oh. Il muro della diffidenza. No, ma no... Che divide il cittadino dalla politica. No, ma non faccia il mio... Perché deve fare il mio... Va bene questo non muro, urlare, ma... Questo muro che... Cos'ha sto muro? Lo fa benissimo, tra l'altro. E che solo... con un volo...
D'amore. D'amore, sì, va bene, sì. E di speranza. Ah, anche la colomba, sì. Cosa succede con questo... Che lo si può abbattere. Ah, però non può parlare normalmente, va bene che non vuole urlare, ma fare il mimo mi sembra... Cos'è sta roba? Cosa fa adesso? Cosa sta facendo? Cos'è? Questa è la corda che l'Europa ha tirato un po' troppo. La corda che l'Europa ha tirato? Ma noi stavolta andremo là e sbatteremo i pugni sul muro. Addirittura? I pugni sul tavolo. Ah, ecco. E cosa sperate sul tavolo. E cosa sperate di ottenere? Siamo tornati al muro. Mi piaceva fare... Cosa sperate di ottenere? Cosa sperate di ottenere battendo i pugni? Oh. Cosa? Che ci aprono la porta. Ah, ecco. Senta, però... Ora la campagna elettorale è finita? Non è uno show, eh. Siamo tutti più sereni? Sì. Ed è per questo che volevo fare i complimenti alla lista Tsopras. Tsipras. 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 Krepak. Tsipras. Si dice Tsipras. Hashtag. Mi dispiace, ma io le parole di sinistra non riesco proprio a pronunciarle. Infatti è un problema questo, eh. Però se riuscisse a stare guardi che... Manca poco al silenzio elettorale, dovrebbe approfittarlo per dire... E ora un'informazione di servizio. Oh, ecco. Volevo ricordare a tutti gli elettori che si vota solo domenica dalle 7 alle 23. Bravo, giusto, giusto. E che se scrivete sulla scheda "sei bellissimo", non è che il voto va direttamente a me. No, ma guardi che nessuno scriverà... Cosa? Ma non può, cosa fa? Oddio. Cosa c'è? Sento un odore strano. Quale odore? Non credo. L'indecisione. L'indecisione. Che sento arrivare forte dalla prima fila. Vabbè, ma no, ma no, ma perché? Cosa Signora, lei ha già deciso per chi buttargli? No. Ah, no? No. Indecisa? No. E lei? No. Non è deciso, no. Tutti e quella coppietta lì avete già deciso? No, siamo indecisi. Sono indecisi? Vabbè, ci sono tanti indecisi. Venite sul palco. Ma no, ma che... Fate la scala dell'amore dell'arrivare ma del palco scenicale. Ma che la scala dell'amore dell'arrivare? Vedete? Ma perché? Non può. La vera piaga di questi giovani oggi non è la paura, è la paura di non trovare un lavoro. Ah, non è la paura di un venite, lavoro. Venite avanti, ma il pudore di tirar fuori quella voglia irrefrenabile di Renzi che c'è in ogni creatura. No, vabbè, non esageri. Cosa c'è? Cosa fa? Non abbiate timore! No, non faccia il predicatore, ma... Non abbiate timore perché Renzi è qui! Sì, ma non hanno il timore, guardi, non... Del fare voto Renzi! Vabbè, dai, ma no! La speranza di cambiare? Sì, ce l'ho! Io voterò Renzi! Certo, basta mettere le mani, sì! Rispondete alla paura con la mano! Votiamo Tsipras! Aia, con loro è andata male, eh! È andata male con loro, hanno detto un'altra roba. Aspetta un attimo. Cosa fa? Ma no, guarda che ormai... Se mi votate, di euro sono 85. No, no. Votiamo Renzi! Vabbè, ma così non vale, non vale. Così, non decidere. Ma perché? Di non decidere. Ma incedi nella decisione del fare. Cosa? Dicendo agli indecisi di decidere di indecisare. Ma che cosa ha detto? Ma che cazzo ne so. Ecco. Beccatevi su 80 euro e votatemi! Senta, però... Cosa fa? Ed ora è il momento della nostra mascotte. No, ma di nuovo. Riformino. Il pupazzo che conquista Berlino. Vabbè, certo. Riformino. Ciao, Riformino. Ciao. Sì, no. Riformino. Non cominciate a litigare. Riformino. È innamorato Riformino, guardi. Non litigate. Cosa è successo? No. Cosa ha schiacciato Riformino. Come ha schiacciato Riformino? Non faccia male a Riformino. Però le... Senta, non esageri. Sì, ciao vabbè. Riformino, domenica ci sono le europee. Sì. Tu sei piccolo, non puoi votare. Ma se potesti, chi voteresti? Come? Cosa come vuoi? Ci pensi, Riformino? Sì, da una parte vorrei che vincesse Grillo. Sì, perché poi indossare la camicia nera mi sbellisce. Vabbè, ma no, però vedi che anche lei poi... Non l'ho capita. Cosa c'è? Come non l'ha capita? Io non ho... Non ha capito Riformino. No, è troppo intelligente Riformino. Vabbè. Che birbante Riformino. Sì. Vuoi dire agli elettori per non influenzarli e tutte le cose buone che ha fatto il governo in questi 80 giorni? Sì. Meno male che la vita media si è allungata. Dai, non esageriamo, non esageri. Ciao Riformino. Sì. Va bene.
Ti sì. capisco. Allora è meglio cantare una canzone. Che ne dici? No. C'è la grande band di Silvano Belfiore. No, ma non certo, ho sempre sognato di cantare accompagnato da un grande professionista. Ma stavolta va bene anche Belfiore. Fa le battute anche riformine. Mannaggia! Cosa c'è? Possibile che tutte le volte che provo a fare le riforme devo cambiare la data che ho detto. Tu cosa dici, riformino? Ci ho provato anche con Berlusconi. Le riforme fatte con quello, se ti crollano sul più bello. Se poi perde anche Angelino, tu rimani come un cretino. Che si fa? Chi mi aiuterà? Quel gufo genovese, che faccia che c'ha? E se vince papà? No. Ho visto anche un sondaggio. Che FIFA che fa? Cambia verso, papà. No. L'Italicum si è perso e chissà che fine fa. Non pensarci, papà. Nessuno mai più me lo voterà. Potrei tentare ancora di fare il Job Act. Tra 10 anni, papà. No. Intanto anche Senato sopravvivrà. Ah, ma che sfiga, papà! Sì, sembrava uno veloce, ora invece non lo so. Sono fermo qua. Coraggio, papà! Che paura che ho! Chi sono questi? Sono le mie sorelline, le riformine. Ma non pensavo fossero così tante. Cantano con noi? Sì, sì, le riformine. Se prendo poi Bersani, che culo mi fa? Anche letta, papà. E delle mie promesse cosa resterà? Era fuffa, papà. Lo so che il mio PD cerca di vincere, però se non ce la fa, mi butto nel po'. Sei notare, papà? No, non so notare, ma so che ci vedremo tra poco. Oh, c'è Razzi? No, Razzi c'è dopo. Dopo c'è Maroni col Gay Pride. Oh, Maroni. Maroni. Mi piace tantissimo, Maroni. Tanto, tantissimo. 50! 50! Stai in apnea? Sì. Quanto tempo? Tanto. Tantissimo. 50! Grazie a Paola, Gaia e Marta. Questo era mio figlio. A 5 anni, il 50 ispirato. È lui che me l'ha ispirato. Tra poco con Maroni al Gay Pride. Ciao. Questa settimana io non mi sono perso un dibattito, non so voi, ho ascoltato tutti e alla fine, ragazzi, io ho deciso chi votare. Ho deciso. Ho scelto l'uomo che mi ha convinto di più. Lo so, non si dovrebbe fare endorsement perché siamo a ridosso, però io non ce la faccio. Mi è piaciuto troppo. Ve lo devo dire, io domenica voto lui. Ammazzami, top. Ragazzi, scusate, ma Bruno Vespa, no, ma cosa gli è successo? L'hanno operato? Gli hanno fatto un trapianto di palle? Tra l'altro, chi è il donatore? No, perché ha affrontato tutti come un giornalista vero, incalzava, contraddiceva, smentiva. L'avete visto o no? Con Grillo, con Renzi, addirittura con Berlusconi. Ma io non so se ve lo ricordate, Bruno Vespa con Berlusconi, che gli faceva trovare le scrivanie di Mogano, gli annusava la mano, si muoveva intorno a lui, sinuoso come un gatto col ciappi, leccava tutto intorno. Guardatelo qui alla scorsa elezione, guarda, lo spulciava. Guarda, gli fa i grattini, cosa fa? Gli innesta i capelli, dimmi cosa fa lì. Ve lo ricordate o no? Era così o no? Ora, ve lo faccio vedere l'altro ieri,
Se l'è sbranato, è diventato un leone. Fammi vedere Vespa, vai, fammelo vedere, ti prego, vai. Io mi ero impegnato a realizzare almeno il 50% di quei 5 punti. Lei non si impegnò, per la verità, sì, sul 50%, bravo. Lei disse 4 su 5. 4 su 5. Beh, è uguale, insomma. Ma comunque, invece, sono andato, l'80%, sono andato al di là. Dove li prendi i soldi per dare 1000 euro ai pensionati? Nel suo governo lei non è riuscito a ridurre la spesa pubblica di un centesimo. Ma non è vero questo, ma no, ma no, è aumentata. Non è vero, le manderò anche nei tutti i documenti, anche nei suoi governi relativi. Il suo governo era debole, debole perché aveva una maggioranza parlamentare fragile, debole perché le sue vicende giudiziarie. E dove sono i gratini? Non mi spulciava più il piano dell'immagine. Secondo lei queste cose sono fuori dalla manovra? Beh, no, io manovra. Certi pasticci. Guarda come muove i fogli. Non c'entra niente la Merkel. Dai, non ho fatto nessun pasticcio. Vabbè. Guarda come è impiccato. La nostra ora è scaduta. Grazie per essere dagli stato un minuto, dai. In bocca al lupo. No, dagli un minuto. Dagli un minuto, no. Ancora un minuto? No, ormai no. Un minuto. Posso dare il 5? Come con Grillo, se vuole. No. Un minuto. No. Uno solo. Grazie. No. Te lo toccato. Italiani. Ragazzi. Vespa! Che idolo! È passato da mellifluo a eroe, a Robin Hood. Chi è? Vespa, che cazzo ti è successo? Non gli ha dato nemmeno un minuto. Dagli solo un minuto e daglielo. Ma l'avete visto come era stordito Berlusconi, che non si capacitava? Non riusciva a capire? Gli sembrava di avere davanti Marco Travaglio, Boccassini, Veronica Lario, tutte nella stessa persona. Non ce la faceva più. Comunque, ragazzi, la poltrona di Vespa questa settimana è stata la protagonista e io ho un sogno. Regia, mi senti? Fusi? Che cazzo, che entusiasmo ha. Fusi, ho un desiderio. Regalami un sogno, dai. Fammi entrare la poltrona di Vespa da due maggiordomi di Vespa, ti prego. Fammi con la musica, me la fai Silvano, ti prego. Grazie, va bene, che tristezza. Sembra un genovese, va bene. Dove sono? Ah, che meraviglia, ragazzi. Scusate, io corono un sogno. Grazie, mettila pure qua. È lì. Grazie, Mauro, grazie. Tu sei e Luca, Mauro e Luca, grazie. Ragazzi, scusate. Questa è questa qua la poltrona di Vespa? Anna. Sì, è quella. Cioè, tu vuoi dire che questa povera disgraziata ha visto la vera faccia dei politici? Da vicino, vicinissimo. Se solo potesse parlare... Probabilmente questa poltrona direbbe: bruciatemi ora. Negli ultimi giorni su questa poltrona sono seduti Renzi, Berlusconi e Grillo, ognuno con turbe psicanalitiche diverse. Berlusconi si siede qui e nega, Grillo si sbraga e semplifica, Renzi si accomoda e affabula. Ecco, tu li ascolti tutti e tre e ti viene proprio voglia di mandarli a affabulare tutti quanti. Ma andiamo con ordine. Cominciamo con Silvio Berlusconi. Dunque, Silvio Berlusconi si è seduto qui e ha negato tutto, manco fosse un processo, non so se l'avete visto. Tra l'altro, non so se avete notato, ve l'ho detto che prima con quei fogli gira sempre, no? Io non so cosa sono quei fogli lì, devono essere i permessi del giudice, casomai lo fermassero. No, io non so cosa sono, ma li muove continuamente. Io mi aspetto che da un momento all'altro gli entri un Boeing qui, perché sembra quegli addetti alla sicurezza. No, sai che c'hanno le braccia ingessate? No, che, lui tra l'altro ha un modo di rispondere, Berlusconi, che è fantastico, perché parte negando, poi fa un giro abbastanza largo, si incarta, si attorciglia coi discorsi e al massimo del casino cerca di spiegarsi facendo segnalazioni con i foglietti. Guardatelo qui. Quando Vespa gli chiede dei suoi rapporti complicati con la Merkel. Fammelo vedere, vai.
Tornando alla signora Merkel, io con lei personalmente ho sempre avuto degli ottimi rapporti. Lei ricorderà il cucù che ho fatto alla Merkel. Io ricordo tutte. Lei ricorderà quella frasaccia che lei che le attribuisco. Che mi hanno appoppiato, perché lei mi conosce bene. Sa che io quelle cose lì non solo non le dico, ma non le penso neppure. C'è stato qualcuno nell'ambito delle manovre che si facevano per mettere una distanza fra me e la signora Merkel che ha fatto anche questa invenzione. Poi hanno invenziato lo spread. Noi, visto che i nostri titoli che valevano 100 l'emissione e rendevano 4,30 sul mercato secondario sono saliti, scesi anche al 70%, il 4,30 su 100 equivale a un 6,5 su 70. Ma di che cazzo parlo? No, aspetta un attimo, un momento. Ragazzi, no, oh! Io ve lo dico, è difficilissimo raggiungere quelle vette lì. Perché lì bisogna, non so, io devo assumere delle sostanze. Lui no, lui è di natura. Ma io per fare quella roba, guarda, sono vette impossibili. Ora io tenterò, ma credetemi ragazzi, è difficile. Allora, buonasera. Buonasera, Presidente Berlusconi. Senta, si ricorda quella frasaccia che lei ha detto alla Merkel? Guardi, dottor Vespa, sì, no, non è così. Però lei io ha detto... lo nego assolutamente. Lo nega, sì. Questa è una cosa che sì. Mi hanno appuppiato. Sì. Appioppato, si dice, appioppato. Però lei ha detto quando, alla Merkel, no? Perché? Lei, quando io... lei lo sa che io sì. Ho un ottimo rapporto... Sì. Perché? No, io lei ha detto delle cose. Avevo. C'è una frase che lei ha detto. Perché? Lei ha detto alla Merkel una frase. Io. Sì. Gli avevo fatto. Sì. Perché? Quando le avevo fatto sì, cucù, sì. Tutti i conti erano in ordine. Quali di conti? 50%, perché? Ma di chi? Erano su base del 70%, perché mister Agrama. Ma no, ma stiamo parlando della Merkel. Che poi, no. Alla fine, anche col Milan, andò in finale di Champions, ma che quando... La Merkel... Perché nel 2004, sì. Fini, sì, insieme ma... al signor Spread, nel 2011, c'è stata Spread? Quell'altra cosa, no, guardi che il signor era... Fini se n'è andato, il signor Spread si è alzato, non è un signor... c'era un complotto, sì, ma non è... invenziato dalla sinistra, inventato, sì. Che non io... conosco, no, ma come Pier Silvio, come non che conosco? Non è mai stato mio figlio, no, fino no, al no, 2009, aspetti, Pier... sì. Ma come? Quando non era suo figlio, Marina me lo ha presentato, ma chi? Ma perché no, guardi che Pier... Marina, che non conoscevo fino però... al 2006, ma lei... che no, ma ebbi come? Marina, la modo figlia. Di incontrare solo sì, di là. E non neanche di qua, io sono il primo sì. Che più di qua che di là, questo e sì. Quando era quasi no, sì. 800 no, lo spread, la Merkel, che ho scoperto perché la Napolitano frase, sì. Mi aveva detto la frase, che preparava il gol, la frase della Merkel. Comunque la Merkel obiettivamente era inchiavabile. Buonasera, popolo lombardo. Rido, sono detristizzato. Nell'annunciare che la regione Lombardia sugli scandali della sanità non farà sconti a nessuno. Linea dura, demolizzata. Da oggi sulla sanità lombarda ci voglio pensoizzare. Voglio una macro sanità del nord pulita, digitalizzazione totale per Badenau. Ed è per quello che controllerò personalmente H24 le nomine di tutte le poltrone, in tutti gli ospedali, in tutte le ASL, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi.
YMCA, io non sapevo che tu YMCA ti piacesse tanto l'YMCA, ma se lo dici a me, io lo tengo per me, mica dico ai 420 che ti piace il YMCA. Umberto, basta, per favore. Come ti stai concitando? Cos'è quella roba? Cosa hai preso? Ma guarda che veramente questo è per te, eh? Come per me? Io sono de più struttizzato, non voglio struzzi. Ah no, davvero, peccato. Perché lo struzzo ti dava quell'ara da geisha. Ma forse tu sei più una ragazza a ventaglio, che vuoi celare il volto, birichino del manà, che dà direttamente sulla clavicola. Ti prego, Umberto, di cosa parli? Ma scusa, non hai patrocinato la sfilata dei culatoni? Si chiama Gay Pride, Umberto. Diciamo sfilata dei culatoni, dai. Ti prego, Umberto, un'iniziativa a diritto civilizzata. Lombardia Free Full Body Now. Aspetta un po'. Quando hai detto Free Full Body Now, che hai fatto tu così? Muovi un po' la testa così. Fai così con le mani. Perfetto, sei un carro perfetto. Tu con quella testa lì, con due ruote, sei un carro. Adesso basta, io non vado a nessun corteo. Ho declinizzato l'invito Forever Endeavor. E poi cosa non dico? Una notizia piccola, di nessuna rilevanza politica, nessun giornale alla ripresa. Lo so, è vero, ma siccome Crossa deve fare lo sketch con noi, le notizie erano quelle che erano, tu non fai mai niente di eclatante, non rubi mai, non compri lauree, sei di una noia mortale. Ma certo che non rubo, non compro lauree, faccio battaglie per una Lombardia futurizzata, come la mia battaglia contro la corruzione nella sanità. Guarda, Bobello, se vuoi un consiglio, con la sanità lombarda lascia perdere, perché lo prenderai sempre in quel posto. Quindi, a parità di prenderlo, è più ghiotta la notizia del Gay Pride. Boia o ventaglio? Boia o ventaglio? Boia. Umberto, basta, sono stupizzato dei tuoi doppi sensi. Naturalmente per via del collo, perché farebbe l'effetto museruolo. Ti prego, Umberto, Del Varro, vitalizzati. La regione Lombardia è felice di ospitare il Gay Pride. Sono moderni, vattene, sparisci, vattene via. Che paura, perché? Cosa fai, mi graffi? Sei vecchio, la base è con me, noi siamo il nuovo, deomofobizzati, deignorantizzati, siamo trendizzati. Calma, calma, non dobbiamo litigare tra noi. È arrivato il pirla felpisato. Ah. Ciao Matteo, Umberto mi prende in giro, è cattivo. Matteo, perché? Lo sapevi che alla regione Lombardia ci abbiamo messo Malgioglio, Matteo? Ti prego, Umberto! Capite, che tra poco non ci saranno più distinzioni tra eterosessuale e Malgioglio. L'euro non guarda nessuno, ci uccide. L'euro uccide. Ci uccide tutti, che paura. Lo sapete che mio cugino mi ha detto che domenica scorsa, fuori dal cinema, c'era un euro che a quelli che entravano gli raccontava al finale del film. Che bastardo! No, che bastardi! Cosa? Vi dico cosa questa. Sì. Mio cugino ha visto uscire dal lago di Como un euro preistorico. L'euro preistorico. Che si fa chiamare Vanessa. Lo stava per sbranare. Che paura, lo stava per sbranare, si fa chiamare Vanessa. Ieri notte, mentre uscivo dalla regione Lombardia, ho sentito qualcosa che mi ha sfiorato la spalla. Mi sono girato e non c'era nessuno. Credo fosse un euro. No, era uno di quelli dei Gay Pride che stava facendo le prove. Ti prego, non dire così. Vabbè, comunque. Oh, scusate, chi sono io. Ho lasciato il cellulare acceso. Scusatemi. Sì, pronto, chi è? Chi è? Pronto? Chi è? Chi è? Pronto? Chi è? Chi è? Che stronzo. Nessuno. Sono gli scherzi, sono gli euro che fanno gli scherzi telefonici. Non l'ho detto. Speriamo di vincere le elezioni, così ci liberiamo dall'incubo. Senti, euro balordo, che sento bella. Le prove? Adesso? Sono le prove. Sì, lui è qui. Prontissimo. Sì, tranquilli. Lo presentiamo noi. No. E voi entrate, sì. C'è. No. Tranquilli, vai. Sì. Chi è un signore che si chiama Cinzia. Cosa vuole? Dice che sono pronti per fare le prove del Gay Pride. No. Matteo, presenti te il numero. Che numero? Di che numero parlate? Ma con piacere, c'è anche sulle felpe a forza. Esatto. Allora, di Maroni, Salvini, Gloria Gaynor. Sì, farò il Gay Pride. Sì. Canta Bobella! Bobella! No, io non lo faccio, mi rifiutizzo. Ma devi, non voglio fare niente. Allora sei un'icona, no, guarda come ti concia. Sì, guarda che bello.
Aiuto. Beh, ma per farti devo dire, da parte, dai, devo dire che ti dona, ti prego. Sei perfetto, eh? No, non è fatto questo. Per me sei già icona. Per me è già un'icona, sì. Io non canto, non so neanche in che tonalità è. Ce l'ho io. La minore. Regia. Musica. Musica. No, aiuto. Che paura. Mi mollano qui come un profugo, vestito anche come un pirla in fronte al pubblico. Sì, lo so, dico che c'ho gli amici gay, che è sempre meglio che Terron, non so però se fare questo ribalton la lega, sai, non è così. Via banane, dice scimmie, ce l'aveva duro di, ma visto quello che è successo, una svolta faccio qui. Io li chiamavo un attore, adesso faccio la drag queen. E perché no, forse si può, anche a Pontida, vestiremo di chiffon, e calzarete i tacchi alti, però dai, e se poi cado, non riuscirò ad alzarmi mai. Ascolta qua, non siamo gay, lo faccio